Con noi al telefono Antonio Porta, mister, ultimo giorno per quanto riguardava le comproprietà, l'Ischia perde Longo, però acquista Falagario. Eppure sul Longo mi sembrava che l'anno scorso tu ci puntavi molto. Riguardo a Longo, premesso che il ragazzo Valdi, ci ho parlato stamattina e gli auguro tutte le fortune del mondo perché lui è un buon giocatore. È chiaro che rinnovare la comproprietà e avere un giocatore che comunque dobbiamo tenerlo con un costo e non è un costo da niente, non sto qui a dire cifre, però comunque è un bel costo e poi ritarlo al Bari a fine anno valorizzato non mi sembra che sia un'operazione buona per l'Ischia, cioè l'Ischia deve cercare di farsi di grassi giocatori suoi perché sennò non ha mai un valore. Io in quel ruolo ce l'ho almeno, che è nostro, che ha un 3 anni di contratto al minimo e che è un giocatore a mio parere di prospettiva, per cui considerando che dobbiamo anche guardare la cassa, penso che la valorizzazione di almeno sia quella più opportuna per quello che è il nostro giocatore, non un giocatore del Bari. Allora, mister, va detto questo, che su di te credono in molti, soprattutto per come gestisci i giovani, per come riesci a scoprire i giovani. Io ricordo qualche anno fa un certo Aquino, sfortunato ragazzo, però calciatore eccezionale. Ma su chi punta l'Ischia adesso? Su quali giovani punta per poter creare una squadra ben attrezzata? Aquino lo presi col signor Di Meglio, il presidente è buono, e li convinse a prendere questa Aquina, quindi poi mi sembra che venne venduta alla Lazio per 200 milioni. Cioè bisogna anche investire su qualche prodotto nostro. E io ci tengo anche a valorizzare qualche ragazzo locale. I giovani dove dobbiamo puntare devono essere ragazzi nostri. Se prendiamo un giovane che ci deve fare solo il campionato e poi tornare alla propria squadra, deve essere un giovane che la società che ce lo dà, ce lo paga e ci dà la valorizzazione. Allora ha un senso. Altrimenti il giocatore deve essere nostro. Questo fermo restando cercando di attrezzare pure una squadra competitiva per questa categoria che non è facile. Quindi dobbiamo cercare di concentrare le forze per poi avere la possibilità di prendere qualche giocatore di categoria per poter completare l'organico. Pensi che la squadra si iscriverà, non avrà problemi per il campo? Una battuta veloce, sì o no? Per quando mi dice di Nerio, il problema per il campo non ci sarà. Problemi per il campo, la squadra si iscriverà, fideozione fatta. Bello e tecnicamente dai